Ok, buonasera a tutti, grazie per essere di nuovo con noi. Stasera siamo arrivati alla 27ª puntata di questa avventura online della Ismult. Sarà l'ultima del 2020, qualcuno tirerà un sospiro di sollievo, ma noi torneremo con la dottoressa Palumbo. E niente, stasera abbiamo un ospite importante, come tutti quelli che abbiamo avuto fino adesso, ma sicuramente una persona molto vicina sia alla società e di grande prestigio. Allora, vi presento il dottor Di Pietro, che è un radiologo e consigliere di diverse società scientifiche, tra cui la Società Italiana di Radiologia, la SIA Gascot. È stato relatore di diverse in diversi anni dei congressi ISMULT e quindi si occupa soprattutto di imaging nell'ambito dell'ortopedia ed è soprattutto un amico e soprattutto poi è di Napoli, ha lavorato sul campo nel Cardarelli di Napoli per oltre 15 anni, adesso libero professionista e quindi sicuramente ha partecipato alle linee guida sul growing pain fatte dalla SIA insieme al dottor Bisciotti che ha fatto 2 settimane fa un'altra relazione proprio su questo e quindi ci colleghiamo un po' alla parte clinica che era stata anticipata 2 settimane fa e pertanto stasera chiudiamo un po' il cerchio del growing pain con la parte di imaging che è veramente molto importante sia per gli ortopedici, per chi si occupa di traumatologia dello sport che per i fisioterapisti. Diciamo che continuiamo questo link rispetto a 2 settimane fa. Francesco, benvenuto. Noi Grazie, siamo buonasera a prima tutti. di partire. Se ci vuoi dire un attimo, ci vuoi anticipare qualcosa sull'argomento e poi Sì, partiamo con la stasera parleremo dell'imaging del groin pain, quella che veniva identificata come pubalgia, come tutt'oggi in realtà ancora viene spesso identificata così e come diciamo, collegandoci un pochino alle notizie che certamente vi avrà trasmesso Gian Nicola Bisciotti, insomma, è in realtà un quadro clinico un po' più complesso che coinvolge diverse sedi anatomiche, che coinvolge diverse strutture e che coinvolge diversi specialisti per essere, diciamo così, ben compreso, studiato e poi trattato, perché spesso non basta il singolo specialista a inquadrare correttamente il problema e poi a dare la giusta terapia, perché può essere una terapia posturale, può essere una terapia infiltrativa, può essere una terapia chirurgica, insomma ci sono diversi risvolti, quindi spesso servono delle vere e proprie equip per poter far riprendere all'attività sportiva l'atleta che diciamo è affetto da una growth pain syndrome. Quindi vedremo un pochino gli Bene. aspetti che ovviamente riguardano la diagnostica per immagini di questa patologia, di questa condizione, di questa sindrome. Assolutamente sì, va bene Francesco. Allora, se tu vuoi, io ti attivo la presentazione, così Sì. possiamo partire. Tanto ci siamo già in un numero congruo e possiamo partire così senza che rubiamo tempo alla tua lezione magistrale. Bene, ci Quindi siamo? vai, ci siamo. Allora, buonasera a tutti e iniziamo a parlare di questa growth pain syndrome. Come si diceva prima, di che cosa stiamo parlando? In realtà stiamo parlando di quell'entità che comunemente viene definita pubalgia e che fino a non molto tempo fa, e spesso purtroppo ancora oggi accade, se si parla di pubalgia, spesso e volentieri viene automatico pensare che siamo di fronte ad una tendinopatia degli adduttori, soprattutto se diciamo, il nostro paziente è un giovane atleta che magari gioca a calcio, che lamenta un dolore inguinale cronico e già ci si orienta verso la tendinopatia degli adduttori. Viene tipicamente richiesta un'ecografia e quello che si trova nella stragrande maggioranza dell'atleta
che corre, che salta, che fa uno sport con cambio di direzioni. Il calcio sicuramente è l'esempio emblematico, ma abbiamo tante attività sportive che sottopongono l'atleta a questa tipologia di sintomo. Riscontriamo un quadro di questo tipo. Qui vediamo una classica entesopatia cronica sull'attacco sinfisario dell'adduttore lungo. Vedete queste microcalcificazioni, questo è il profilo corticale della sinfisi che si presenta irregolare, un aspetto tendinosico del tendine, e talvolta, andando ad eseguire l'esame con attenzione, possono emergere anche delle vere e proprie piccole lesioni sull'attacco tendineo. Quindi la storia che normalmente caratterizza questi soggetti, o meglio che caratterizzava questi soggetti, era l'inizio di terapie lunghissime mirate alla gestione dell'entesopatia dell'adduttore, ma spesso con dei risultati assenti o scarsi o comunque molto lunghi a venire. Sicuramente di questo ve ne avrà sicuramente parlato molto Gian Nicola Bisciotti. Questo incontro che si è tenuto nel febbraio del 2016 all'Humanitas di Milano, dove peraltro ho avuto il piacere di essere stato invitato, era un incontro che comprendeva tutte le branche specialistiche che ruotano intorno ad un atleta affetto da pubalgia. Come vedete dai nomi, c'erano ortopedici, c'erano fisiatri, medici dello sport, fisioterapisti e alcuni radiologi. Si è dato così un'impostazione un po' più completa a questa entità, ne è venuto fuori una consensus che è stata poi anche pubblicata su British Medical Journal, no, Sport Medicine, e per iniziare ad entrare nell'argomento, questa è una tabella che è presente all'interno del lavoro, e vedete come sono state classificate le categorie di condizioni, e qui poi affianco il numero di patologie relative ad ogni categoria, che possono essere responsabili di una Groupe-Pain syndrome. E notate come, oltre a condizioni tipicamente di carattere ortopedico, fisiatrico, vi sono anche condizioni che riguardano l'apparato genitale, condizioni neoplastiche, condizioni settiche. Veramente è molto complessa come, diciamo, come entità. E vi porto anche un'altra diapositiva che ho diciamo estrapolato dalla relazione di Marc Philippon, che oggi è considerato diciamo il riferimento mondiale dell'artroscopia dell'anca, quindi un grosso esperto della patologia dell'area pelvica, il quale nell'intervento di pochi giorni fa in questo incontro organizzato proprio da Porcellini, da Rauzzini, sulla medicina dello sport, nella sessione sull'anca Marc Philippon proiettava questa diapositiva. Vedete, tra le cause del dolore dell'anca, quante condizioni vengono inserite oltre a quelle tipiche della patologia intraarticolare dell'anca, ma vedete che si passa da condizioni sistemiche, reumatiche e appunto, come dicevamo prima, patologie di carattere geniturinario, oltre ovviamente a tante condizioni di carattere ortopedico che vanno dalla lesione condrale, labrale, ad alterazioni capsulo-legamentose, alterazioni di strutture tendinee periarticolari. Quindi è veramente molto ampio il range di condizioni che possono essere responsabili del dolore pelvico dell'atleta, e quindi la diagnostica differenziale è veramente molto molto ampia. In questo l'imaging ha un ruolo importante nel cercare di indirizzare quale tra le diverse entità che spesso possono coesistere rappresenta il focus su cui puntare l'attenzione nella terapia. Questa definizione, che probabilmente è stata anche già espressa da Gian Nicola Bisciotti nel precedente incontro, la Groupe-Pain syndrome viene definita come quel quadro clinico lamentato dal paziente a livello della zona inguinopubica, che ovviamente ne comprometta l'espletamento dell'attività sportiva o interferisce negativamente nelle attività di vita quotidiana e che richiede quindi un'attenzione medica, questa come definizione generale. Sono state, diciamo, definite nell'ambito della Groupe-Pain syndrome tre principali condizioni: quella di origine traumatica, che di solito è anche la più agevole da inquadrare,
in quanto è legata ad un evento preciso, a un qualcosa di più acuto, di più urgente in termini sintomatologici, e di solito tra esame clinico, anamnesi ed imaging trova quasi sempre un inquadramento abbastanza rapido, abbastanza diretto. Vi sono poi quelle che tendono più al cronico, ovvero quella da sovraccarico funzionale, ma soprattutto la long standing group A syndrome o quella cronica, nelle quali vi sono dei sintomi che durano per molto tempo, parliamo anche di mesi se non di anni, e tutte le forme di terapia che vengono, diciamo, attuate di solito non trovano un successo, non trovano una risposta valida. Vediamo alcuni esempi di condizioni di origine traumatica e quindi con un'insorgenza abbastanza piuttosto acuta. Una delle comuni condizioni è quella delle avulsioni apofisarie, e queste sono delle lesioni tipiche dell'età evolutiva, in cui sappiamo ancora non si è realizzata una completa fusione dei nuclei di accrescimento, e intorno all'anca abbiamo diversi punti di inserzione delle strutture tendinee che, a fronte di un sovraccarico funzionale sportivo, laddove questa apofisi non è ancora completamente saldata, ripeto, è tipico dell'età evolutiva questo tipo di danno, interviene un distacco dell'apofisi. Generalmente l'esame radiografico forse è l'esame, come in questo caso, di distacco di una spina iliaca anterior inferiore ad opera di una trazione del tendine diretto del retto femorale. L'esame radiografico, dicevo, rappresenta forse la tecnica di imaging più semplice, più immediata, più diretta, però spesso il giovane atleta viene indirizzato ad un'ecografia e l'ecografia, anche grazie ad una valutazione comparativa, può darci dei segni molto evidenti di un'alterazione strutturale della spina iliaca anterior inferiore. Vedete come è più liscia e regolare sul lato, diciamo, sano, non sintomatico, e di come invece appare irregolare, legato proprio al distacco, il versante affetto appunto dal distacco in asse lungo, in asse corto, lato patologico e lato sano. Ovviamente l'esame di risonanza magnetica è ancora più eclatante nella rappresentazione del distacco, in quanto l'edema, quindi espresso come iperintensità di segnale nelle sequenze T2 FATSAT, ci accende una lampadina intorno all'area patologica, all'area dove si è realizzato questo danno apofisario. Sempre nell'ambito delle forme traumatiche, quindi delle forme acute, rientrano le lesioni muscolari o tenomuscolari periarticolari dell'anca. Qui vi mostro due esempi di un distacco dell'adduttore lungo e un distacco del retto femorale, oppure lesioni diciamo di più difficile rilievo, soprattutto in ecografia, come ad esempio questo otturatore esterno, che appunto possono generare un quadro di dolore acuto in regione inguinopelvica. Non dimentichiamo che sempre in ambito sportivo possiamo avere la frattura da stress. L'area mediale interna del collo femorale rappresenta, per una questione di scarico delle forze, un'area tipica di insorgenza di frattura da stress, che ben viene evidenziata in risonanza magnetica, che oltre a definirci la piccola rima di lesione ossea, ci evidenzia questo edema perilesionale molto tipico appunto della lesione da sovraccarico. Ma veniamo a quella che rappresenta la condizione più diciamo di difficile interpretazione, diagnosi e poi anche di cura, ovvero la long standing group A syndrome, ovvero la forma cronica. Bene, oggi una delle teorie più accreditate, sostenuta anche appunto dal gruppo di Bisciotti, Volpi, Zini, che hanno anche pubblicato su tale argomento, su tale teoria, è che esiste una catena che probabilmente porta in maniera progressiva alle alterazioni, ai danni anatomici che riscontriamo nella long standing group A syndrome. E in questa, diciamo, ipotesi si ritiene che probabilmente lo starter è proprio un'anomalia coxofemorale.
di solito rappresentata da un FAI, da un conflitto femoroacetabolare, quindi una alterata funzione, un'alterata biomeccanica dell'articolazione coxofemorale induce, soprattutto laddove stiamo parlando di un soggetto che sottopone a carichi massimali e a stress quotidiani diciamo l'azione dell'arto inferiore, quindi della coxofemorale, bene, questa alterata biomeccanica induce un sovraccarico dell'asse retto-adduttorio. Questa alterazione a sua volta si scarica sulla sinfisi pubica con l'instaurarsi quindi di instabilità sinfisarie, e come vedremo a breve vi è una stretta connessione tra i fasci aponeurotici dei muscoli, delle inserzioni, dei retti dell'addome, degli obliqui e quelli degli adduttori, hanno una connessione con le strutture fasciali che vanno a costituire il canale inguinare, la parete inguinale profonda, la parete addominale pelvica, con quei quadri di inguinal disruption o sports hernia, come oggi spesso vengono definiti, che spesso si associano all'alterazione articolare coxofemorale e miotendinea dell'asse retto-adduttorio. Una piccola parentesi mi sembrava doveroso fare, in quanto diciamo so che questi incontri vengono seguiti da tante figure specialistiche e di diversa esperienza, su come andiamo ad interpretare un esame radiografico del bacino. Questo perché a mio avviso rappresenta un punto chiave nell'inquadramento di una Gropain syndrome. Capire la conformazione della coxofemorale e capire se nella conformazione di questa coxofemorale ci possono essere delle alterazioni responsabili di un'alterata biomeccanica sicuramente è un punto di partenza fondamentale nell'inquadramento del paziente. Allora diciamo subito che l'esame radiografico del bacino va eseguito rispettando alcuni criteri di correttezza. Deve essere eseguito con il rispetto della simmetria dei due emibacini, con piedi intrarotati, questo per sproiettare bene la testa, il collo ed evitare che i grandi trocanteri si proiettino proprio sul passaggio testa-collo. L'asse sacro-coccigeo deve indirizzarsi precisamente alla sinfisi pubica con una distanza dell'articolazione del sacro-coccige di circa 1,5 cm, 2 cm dalla sinfisi. Quindi normalmente questo esame radiografico va eseguito correttamente solo mediante controllo scopico, affinché ci si accerti che il posizionamento del paziente sia avvenuto correttamente. I forami schiatici devono essere ben simmetrici, e andiamo così, e preferibilmente in ortostasi. Andiamo così a riconoscere le strutture anatomiche principali di riferimento, ovvero la posizione del fondo della cavità acetabolare, la posizione di questa linea che si chiama ilioischiatica, il rapporto che c'è quindi tra fondo della cavità acetabolare che deve proiettarsi lateralmente rispetto a questa linea ilioischiatica che decorre medialmente al fondo della cavità acetabolare. Andiamo a vedere dove si proietta il margine acetabolare anteriore e quello posteriore. Inoltre, nella proiezione diciamo che ci rappresenta lateralmente il passaggio testa-collo, può essere una proiezione frog leg, una proiezione di Dan, andiamo a verificare come nell'antero posteriore la conservata sfericità della testa femorale. Questi sono alcuni punti fondamentali nell'inquadramento di una anomalia di conformazione della nostra articolazione coxofemorale. Ecco allora che nell'ambito di quella che è la classica identificazione della semeiotica della patologia articolare all'esame radiografico delle anche, diventano fondamentali alcuni punti. Abbiamo sempre valutato l'ampiezza della rima, se vi sono osteofiti, se vi sono geodi, se vi è sclerosi, ma diventa importante questo. La verifica della morfologia della testa femorale, quindi il rapporto, l'offset tra la testa e il collo, andare a identificare se ci sono dei segni che esprimono un aumento o una riduzione della copertura acetabolare, e poi ovviamente andare a cercare eventuali calcificazioni intra o periarticolari.
Sicuramente chi ha diciamo un po' stravolto il modo di osservare una radiografia del bacino alla luce delle sue osservazioni è stato Reinhold Ganza. Ormai tutti conoscono questa figura ortopedica svizzera che nei primi anni del 2000 ha descritto l'entità del conflitto femoroacetabolare. E Ganz identifica un conflitto di tipo CAM e un conflitto di tipo pincer. Il conflitto di tipo CAM è caratterizzato da una alterazione del passaggio testa-collo, dove si realizza appunto un rilievo, quello che viene poi definito bump osseo. Questo rilievo, questa escrescenza del passaggio testa-collo nei movimenti di flessione e rotazione interna dell'anca, come vedete nel video, determina un impatto, un contatto, un conflitto con il margine acetabolare anterosuperiore, dove si produce quindi cronicamente un sovraccarico sia a livello del labbro fibrocartilagineo sia a livello della cartilagine articolare sull'area di carico anterosuperiore. E da qui inizia un processo degenerativo dell'articolazione che può evolvere dapprima in una lesione labbrale, quindi in una condropatia, e poi evolvere in un vero e proprio processo artrosico. E qui vediamo l'area di interesse, di danno anatomico all'interno dell'articolazione coxofemorale. L'altra forma di conflitto femoroacetabolare è il conflitto di tipo pincer, dove invece l'alterazione prevale a livello acetabolare, ovvero un acetabolo che accoglie in maniera eccessiva la testa femorale, e questo determina nella fase di flessione e rotazione interna dell'anca un anomalo contatto tra la testa, o meglio ancora il collo femorale, e il margine anteriore acetabolare. Questo tipo di meccanismo, ovvero l'effetto pincer, è anche responsabile di un meccanismo di traslazione di contraccolpo, ovvero l'impatto anteriore tra collo femorale ed acetabolo determina una migrazione posteriore della testa e quindi anche un contatto anomalo posteriore. Ed è questo il motivo per cui nelle forme di tipo pincer il danno, oltre che a realizzarsi in sede anterosuperiore, è spesso presente sia a livello labbrale che condrale in sede posteriore. Parliamo infatti di lesioni condrali da contraccolpo. Ecco un esempio classico di femore di tipo CAM nelle due proiezioni anteroposteriore e frog leg. Notiamo questa escrescenza, questo rilievo al passaggio testa-collo, quindi il bump femorale, e questo è il corrispondente quadro su una scansione assiale obliqua di risonanza magnetica che ci rappresenta proprio la posizione del bump, ed è quel rilievo che in fase di flessione e rotazione impatta sull'acetabolo e determina quindi il conflitto. Talvolta il femore di tipo CAM ha una alterazione più ad ampio raggio, infatti gli anglosassoni lo definiscono a pistol grip, a manico di pistola, quindi è un'alterazione meno focale, meno acuta, ma più ad ampio raggio, come in questo caso. E sì, è stata poi descritta una modalità di quantificare, di misurare questa alterazione mediante il calcolo di un angolo che prende il nome di angolo alfa, il cui valore superiore a 55 gradi viene considerato patologico e quindi compatibile con una condizione di conflitto femoroacetabolare di tipo CAM. L'angolo alfa lo possiamo calcolare su una proiezione radiografica, come in questa frog leg, ma anche sulle scansioni assiali oblique di risonanza magnetica. Come si fa? Si traccia una circonferenza che approssima al versante articolare della testa femorale e si fa passare dal centro di questa circonferenza una linea che attraversa il terzo medio del collo femorale. Quindi si va a ricercare il punto in cui la corticale ossea del femore fuoriesce da questa circonferenza, quindi questo punto, e si traccia una seconda linea che quindi va a demarcare un angolo. Quest'angolo è l'angolo alfa, in questo caso era un angolo alfa di 80 gradi, quindi francamente patologico. Come vi dicevo, è possibile calcolare anche sulle scansioni di risonanza magnetica questo angolo, in particolare su questo tipo di scansioni che si chiamano scansioni radiali. Sono delle scansioni fatte perpendicolari al maggior asse del collo femorale, quindi sono delle scansioni che ruotano intorno alla testa e al collo femorale, che quindi a 360 gradi ci mostrano la estensione e la conformazione del CAM. Questo è molto importante perché aiuta nel planning chirurgico artroscopico, laddove è indicata un'osteoplastica femorale,
di quanto deve essere estesa questa osteoplastica. Anche l'esame TC, mediante ricostruzioni 3D, può, essere utile nel definire l'estensione del cam. Vedete, questo è un caso dove abbiamo praticamente un'alterazione, un bump quasi a 360 gradi al passaggio testa-collo. Quindi in questo è molto importante la dimostrazione e la evidenza su imaging di quanto è estesa questa alterazione. Questo invece è un esempio dove la profondità acetabolare prevale, vedete come è accolta all'interno della cavità acetabolare la testa, e soprattutto notate come questo, che è il fondo della cavità acetabolare, si porta medialmente rispetto a questa linea, che è la linea ilioschiatica. Ricordate che vi ho mostrato prima come invece il fondo acetabolare era laterale alla linea ilioschiatica. Bene, in questa condizione, quando il fondo della cavità acetabolare si medializza rispetto alla linea ilioschiatica, parliamo di protrusio acetaboli, che è una forma ancora più avanzata della coxa profonda, che comunque rappresenta un'ulteriore condizione di pincer, cioè di eccessiva profondità acetabolare, quindi l'altra forma di conflitto. Esiste ancora un'altra condizione che produce il conflitto femoroacetabolare, ed è l'alterata versione dell'acetabolo. Quando in un radiogramma troviamo nella proiezione anteroposteriore questo segno dell'incrocio, che viene chiamato crossover sign. Vedete, questo è il margine acetabolare posteriore e questo è il margine acetabolare anteriore. A questo livello si incrociano i due profili ossei. E il crossover sign indica una condizione di retroversione acetabolare, altro caso di conflitto di tipo pincer. Vi mostro un esame radiografico dove l'acetabolo è anteverso e dove il margine acetabolare anteriore si proietta medialmente, più lateralmente il posteriore, quindi un acetabolo normo anteverso, quindi dove non c'è conflitto. Come si produce il crossover sign? Guardiamo queste due scansioni TC. A sinistra un acetabolo anteverso. Immaginiamo che a questo livello arriva il raggio incidente della nostra radiografia anteroposteriore e determinerà una proiezione mediale del margine anteriore dell'acetabolo, una proiezione laterale del margine posteriore, e quindi abbiamo il quadro normale. Ovviamente, a fronte di una retroversione dell'acetabolo, quindi l'acetabolo è aperto e guarda dietro, succede che il margine anteriore dell'acetabolo si andrà a proiettare più lateralmente, e questo determinerà poi sull'esame radiografico l'incrocio e quindi la formazione del crossover sign. Quindi di qui capiamo quanto sia importante la corretta esecuzione dell'esame radiografico. Nella diagnosi quindi dell'impingimento femoroacetabolare abbiamo quindi la necessità di valutare la morfologia del passaggio testa-collo e quindi vedere se c'è una condizione di tipo CAM, andare a valutare se c'è una condizione di ipercopertura acetabolare, quindi se c'è una condizione di pincer. Spesso va detto che coesistono le due forme, la maggior parte dei conflitti femoroacetabolari che osserviamo sono delle forme miste, ma anche andare a vedere, come vedremo più tardi, le condizioni di ridotta copertura dell'acetabolo, ovvero quelle condizioni tendenti alla displasia che comunque rappresentano una condizione di possibile danno articolare. Bene, tutti questi elementi li valutiamo sull'esame radiografico correttamente eseguito. Esiste una fase successiva di valutazione del paziente con impingimento femoroacetabolare, che è quello della stadiazione del danno articolare, quindi del danno condrale, del danno subcondrale e delle eventuali lesioni associate di cercine fibrocartilagine acetabolare. Queste notizie ci servono solo nel caso in cui si sta programmando un eventuale atto chirurgico artroscopico, e quindi per capire l'entità del danno, per informare il paziente sulla prognosi e soprattutto per vedere se ci sono indicazioni al trattamento artroscopico. Bene, questa fase si esegue con l'esecuzione di un artro RM. La diffusione della chirurgia artroscopica dell'anca, infatti, ha generato una richiesta sempre più fine di uno studio anatomico sempre più dettagliato dell'anca e di tutte le strutture che si trovano all'interno, e l'esame basale non è sufficiente a fornire queste informazioni. Questo è il motivo per cui si ricorre all'artro RM.
Qui vediamo un esempio di puntura articolare sotto guida scopica, si introduce un goccino di pochi cc di mezzo di contrasto iodato come test per assicurarsi della corretta puntura, che abbiamo posizionato correttamente l'ago, si procede all'introduzione della soluzione di gadolinio e si ottiene un'immagine con distensione capsulare, vedete il bianco è il mezzo di contrasto che ha disteso la capsula e che ci demarca i limiti capsulari e quindi ci vernicia, tra virgolette, le strutture articolari, intraarticolari che dobbiamo studiare. E vedete come con l'Artro-RM riusciamo ad esempio a fare uno studio di dettaglio molto preciso della conformazione del labbro acetabolare, ma come anche vediamo molto bene queste linee grigie accollate tra la testa del femore e l'acetabolo, che altro non sono che la cartilagine articolare coxofemorale. E di conseguenza con l'Artro-RM possiamo stabilire quando il labbro è normale, quando il labbro ha delle alterazioni globulari di elevato segnale da malattia degenerativa, proprio come accade nel menisco del ginocchio, o quando il mezzo di contrasto si insinua all'interno della fibrocartilagine e quindi siamo di fronte ad un vero e proprio distacco, ad una vera e propria lesione. Vedete un altro esempio, il mezzo di contrasto iperintenso che penetra in questa fissurazione del labbro fibrocartilagineo acetabolare. O ancora il classico esempio di lesione condrolabrale. Questa è la tipica lesione iniziale, nella fase iniziale del conflitto di tipo CAM. In sede anterosuperiore, diciamo alle ore 12, alle ore 1, alle ore 2, si realizza questo danno che investe in parte il margine cartilagineo più laterale dell'acetabolo e in parte la fibrocartilagine labrale acetabolare. Questo è proprio il primum movens del processo degenerativo dell'anca. Abbiamo quindi visto le alterazioni del conflitto femoroacetabolare e abbiamo detto che questo può rappresentare poi una genesi della alterazione che andiamo a riscontrare a livello della sinfisi pubblica. Classicamente siamo abituati ad identificare degli edemi a livello sinfisario nel paziente sportivo e spesso ci si limitava soltanto a dire c'è un'osteite pubblica. Sempre il gruppo di Bisciotti ha innanzitutto stabilito dei gradi di osteite pubblica in relazione all'estensione dell'edema che vediamo nelle sequenze T2 FATSAT, che non sono degli assiali normali, sono degli assiali oblique che devono essere fatte mirate appositamente alla valutazione della sinfisi pubblica e di tutta la branca iliopubblica, proprio per poter eseguire un grading e una entità della gravità della sinfisite, dell'osteite. Ma attenzione, non è sufficiente identificare questo edema per chiudere il nostro momento diagnostico. Questo edema deve essere considerato una spia e quindi un motivo di approfondimento di cosa sta accadendo a livello sinfisario, soprattutto se abbiamo già identificato una patologia di tipo FAI, di tipo CAM a livello dell'anca. Sappiamo infatti che la sinfisi pubblica è sede di convergenza di un fascio aponeurotico proveniente dai retti dell'addome e di un altro fascio aponeurotico proveniente dall'adduttore. Convergono a livello sinfisario dove formano una vera e propria placca aponeurotica dove si fondono e in passato le alterazioni di questa regione venivano studiate con un esame artrografico sinfisario, si introduceva del mezzo di contrasto a livello sinfisario e si vedeva se vi erano delle fughe di mezzo di contrasto. Veniva definito come secondary cleft sign. Esiste un secondary cleft sign della risonanza magnetica che noi possiamo identificare senza introdurre mezzi di contrasto all'interno dell'articolazione, ma con i giusti piani e le giuste sequenze questa stria di elevato segnale che andiamo a trovare anteriormente ed inferiormente alla sinfisi pubblica, vedete sul lato sinistro di questa sinfisi, questa espressione di un distacco, di uno scollamento della sinfisi e quindi è il primo segno di stabilità sinfisaria che spesso si associa alla presenza di un edema della sinfisi. Talvolta, se con adeguata tecnica ed apparecchiatura, è possibile riscontrare la lesione dell'aponeurosi comune anche con esame ecografico, anche se è una diagnosi non sempre agevole. Esiste un passo successivo che ci conferma e ci oggettivizza l'instabilità sinfisaria
Ed è quello che si può fare con un esame radiografico anteroposteriore in appoggio monopodalico, ovvero le flamingo views, cosiddette proiezioni. Si eseguono delle proiezioni anteroposteriori, prima in appoggio destro, poi in appoggio sinistro, e si vanno ad evidenziare eventuali slivellamenti della sinfisi, come in questo caso, che ci esprimono e ci oggettivizzano un quadro di instabilità sinfisaria. Quindi instabilità sinfisaria che produce edema, ma che produce spesso anche una protrusione e un'ernazione di un disco articolare che è presente all'interno della rima articolare della sinfisi pubica e che può erniare, come in questo caso, che ci esprime una condizione avanzata di instabilità sinfisaria, di instabilità sinfisaria, quadro RM e quadro radiografico. Dicevamo del complesso apparato muscolo tendineo aponeurotico che converge sulla sinfisi pubica e dei rapporti che esistono tra queste componenti fasciali dei retti, degli adduttori, del disco e del canale inguinale. Oggi con l'ecografia, soprattutto con uno studio dinamico, è possibile andare a fare una valutazione della parete del canale inguinale, che spesso è il terzo elemento dopo l'anca e dopo la patologia sinfisaria ad essere coinvolto nelle growth pain syndrome di tipo cronico. Sicuramente anche attraverso un esame obiettivo che può essere fatto in contemporanea all'esecuzione dell'esame ecografico, e talvolta l'ecografia ci può aiutare anche eseguendo dei blocchi con anestetico locale nelle sedi sospette di patologia come ulteriore elemento di conferma diagnostica. Esiste la possibilità di valutare i diversi aspetti della parete posteriore del canale inguinale durante lo studio ecografico dinamico. Vediamo un attimo i riferimenti anatomici. Questi sono i vasi iliaci interni in una scansione trasversa ed in una scansione longitudinale. A questo livello il canale inguinale, questo è il retto dell'addome, l'obliquo. Ovviamente che cosa abbiamo bisogno di fare? Di mettere in stress questa regione, sia chiedendo al soggetto di eseguire un crunch, quindi un sollevamento del dorso, sia con manovre di ponzamento. Nella condizione di normalità la parete posteriore del canale inguinale si mantiene concava, anche durante, sia vediamo la scansione longitudinale, prima avevamo visto la trasversa, eccola qui, mantiene questo aspetto concavo. Quando inizia un appiattimento durante stress, come vedete in questa scansione della parete posteriore del canale, stiamo già iniziando a riscontrare una possibile condizione di debolezza di parete. Quando invece la parete posteriore del canale inizia a rigonfiarsi, a diventare convessa, e allora possiamo parlare di vero e proprio bulging, quindi una vera e propria sports hernia. Naturalmente esistono condizioni nelle quali si realizza una vera e propria soluzione di continuo e quindi siamo di fronte all'ernia franca, cioè alla vera ernia inguinale, quella che tutti siamo abituati a conoscere, ma ovviamente di solito questa condizione è la condizione meno frequente in questi atleti. Quello che noi andiamo a ricercare è la debolezza di parete o la sports ernia, quindi la fase iniziale di cedimento della parete posteriore del canale inguinale. Nell'ambito della diagnostica differenziale del growth pain esistono delle condizioni di impingement extra articolari che si realizzano al di fuori dell'articolazione coxofemorale. Negli ultimi anni è stata descritta questa condizione, che prende il nome di subspine impingement, e che in effetti altro non è che una conseguenza a distanza di alterazioni, di lesioni dei tendini del retto femorale, o sia del diretto che dell'indiretto. In questo caso è una alterata ossificazione della spina iliaca, come vedete qui sull'esame radiografico, ma come ci mostra bene anche la scansione assiale di risonanza magnetica. Guardate questo aspetto ipertrofico della spina iliaca anterior inferiore di sinistra rispetto alla destra. E talvolta l'ossificazione può riguardare anche il tendine indiretto del retto femorale. Vedete questa grossolana ossificazione,
e questo è l'aspetto in una artrotc, altro non è che un'ossificazione, una calcificazione del tendine diretto, vedete sopra sul versante superolaterale dell'acetabolo, sono condizioni che possono essere causa di dolore di anca e che devono essere differenziate dal vero impingement dell'anca, dal vero fai, che è quello invece intraarticolare. Un'altra condizione di impingement, di conflitto extraarticolare dell'anca è il conflitto ischio-femorale. È una condizione in cui il quadrato del femore a questo livello si trova ad essere letteralmente compresso nello spazio compreso tra femore e tuberosità ischiatica. In risonanza magnetica identifichiamo questo edema muscolare nelle sequenze T2 FAZAT, ma riusciamo spesso anche a identificare una differente ampiezza di questo spazio, come vi mostrerò adesso su questa immagine, o meglio ancora in quest'altro caso. Guardate la differenza di ampiezza tra il lato di destra e il lato di sinistra, oltre ovviamente all'alterazione di segnale del muscolo, alla borsite, alla farda fluida contestuale. Quindi anche questo tipo di conflitto va preso in considerazione nell'ambito della diagnostica differenziale. In realtà il conflitto ischiofemorale è ancora un'entità non ben chiara, non ben definita. Vedete che nell'ambito, in questa review del 2017, venivano elencate tutta una serie di condizioni che potrebbero essere associate o comunque responsabili dell'impingement ischiofemorale. Peraltro è una condizione complessa anche da trattare. Attualmente di solito quando si fa diagnosi certa ci si limita ad eseguire delle infiltrazioni, perché ovviamente la chirurgia nell'andare a correggere questo spazio è estremamente complessa. Altra forma di impingement extraarticolare è l'impingement dell'iliopsoas. Questo è un ragazzo di 22 anni, calciatore agonista. Notate a sinistra la presenza di questa essudazione, di questo edema peritendineo. Quello che vedete è il tendine dello psoas al passaggio paracetabolare, che è la tipica sede nella quale si realizza il conflitto, l'attrito e quindi poi la borsite reattiva. Attenzione, quando troviamo versamento nella borsa dell'iliopsoas associato ad una importante quantità di versamento nell'articolazione coxofemorale, quella non è un conflitto dell'iliopsoas, quello è uno stravaso fluido che si può realizzare fisiologicamente per comunicazioni fisiologicamente presenti tra la borsa dell'iliopsoas e la capsula articolare coxofemorale. Quindi laddove troviamo una distensione fluida della borsa dell'iliopsoas in presenza di versamento nella coxofemorale, non dobbiamo subito pensare ad un impingement dello psoas, ma dobbiamo più che altro capire perché c'è un versamento articolare nella coxofemorale. E un altro argomento di cui vi volevo parlare nell'ambito sempre della patologia del dolore cronico dell'atleta è quello delle condizioni di instabilità dell'anca. Si parla molto poco dell'instabilità dell'anca. Quando pensiamo all'instabilità dell'anca pensiamo a due entità: o ai postumi di una lussazione traumatica, quindi una macroinstabilità post-traumatica, classica lussazione posteriore con frattura di stacco dell'acetabolo posteriore, diciamo, queste sono tipiche, diciamo, reperti da pronto soccorso nei traumi di alta energia, oppure l'altra forma di instabilità è l'anca displasica, la franca displasia, che sappiamo essere una condizione che produce un sovraccarico superolaterale dell'articolazione, danno labrale fino poi all'artrosi avanzata. Esistono tuttavia delle condizioni che possono rientrare nella cosiddetta microinstabilità dell'anca, che si caratterizzano per un'anca dolorosa cronica, spesso associata ad uno scatto che molto spesso erroneamente viene attribuito o alla bandelletta iliotibiale o allo psoas. In realtà, visitando bene questi pazienti, andiamo a riscontrare una ipermobilità articolare, sicuramente non fisiologica, dell'anca, e sono di solito delle giovani donne che come gesto atletico ripetitivo praticano danza, ginnastica artistica, arti marziali, quindi tutte condizioni che richiedono un'eccessiva estensione dell'articolazione coxofemorale. Va ricercata un'anomalia scheletrica, un'alterazione dell'anatomia scheletrica, vanno ricercate delle alterazioni condrolabrali, capsulari e legamentose.
L'anca sappiamo che è un'articolazione sostanzialmente stabile, questo grazie proprio alla congruenza delle sue superfici articolari, però esistono condizioni che determinano un'instabilità dell'anca, un'instabilità che non è manifesta come nella franca displasia o come negli postumi di lussazione, un'instabilità che noi andiamo a ritrovare in quelle forme cosiddette di borderline displasia, oppure quando abbiamo uno spiccato valgismo dell'angolo cervico diafisario del femore, oppure nelle condizioni di coxa antetorta. E sono degli elementi che andiamo a ricercare mediante esame RX-OTC. La radiografia sappiamo che ci può dare delle indicazioni sul grado di copertura dell'acetabolo attraverso il calcolo dell'angolo di Wiberg, che qui vedete, o attraverso il calcolo dell'angolo di Tonnis, l'acetabular tilt. Questi sono tutti indici di copertura acetabolare, quindi sulla nostra antero posteriore andiamo innanzitutto a verificare questo. Guardiamo questo esempio, questa è una donna di 27 anni, scatto doloroso soltanto a sinistra, in realtà bilateralmente abbiamo un quadro di lieve displasia di entrambe le anche, un acetabolo sicuramente sfuggente, poco coprente, e questo si conferma anche nelle proiezioni di Lekesn con falso profilo. Guardiamo quello che è una copertura normale dell'anca rispetto al caso a destra. Parliamo di questa tipologia di anche, vedete in questa classificazione di Tonnis in relazione all'angolo di Wiberg e all'angolo di Tonnis, nel secondo riquadro rientrano i valori delle cosiddette displasie borderline. Se peraltro si associa un'alterazione dell'angolo cervico diafisario, il sovraccarico sul labbro diventa ancora più marcato. Questa è l'artro RM di questa radiografia e vedete come il spiccato valgismo in questo caso ha prodotto una lesione del labbro acetabolare anteriore. Abbiamo parlato anche di antiversione del collo femorale, possiamo misurare il grado di versione del femore, di solito con TC, oggi anche con risonanza magnetica, si seguono delle scansioni a livello delle coxofemoreali, a livello dei condili femorali, e dei software ci fanno sovrapporre le immagini in cui riscontriamo il collo e i condili, e quindi si va a calcolare un angolo che esprime il grado di antiversione del collo femorale. E qui vedete la fisiologica intrarotazione non supera i 13 gradi, quindi possiamo fare anche questo tipo di studio nella valutazione della conformazione di questo femore. Questi soggetti, queste forme di displasia borderline, spesso producono una lesione del labbro acetabolare. E sappiamo che il labbro acetabolare, oltre ad avere una funzione di stabilizzazione, ha una funzione di propriocezione, di innervazione, e soprattutto l'integrità del labbro acetabolare è quella che assicura una corretta distribuzione del fluido sinoviale sulla superficie, sulle superfici articolari dell'anca. Quindi oggi sappiamo che la buona salute dell'articolazione della coxofemorale è strettamente dipendente dalla integrità del labbro fibrocartilagineo acetabolare. Questi soggetti di cui stiamo parlando hanno tipicamente una spiccata ipertrofia del labbro acetabolare e questo è spiegabile proprio come meccanismo di compenso alla ridotta copertura ossea dell'acetabolo. Questo è un'anatomia sostanzialmente normale di un labbro acetabolare. Ora vi mostro su questa radiale il labbro acetabolare ipertrofico, guardate in determinate scansioni come è molto più protrudente rispetto a questo. Ecco, vedete l'ultima slice dove ci siamo fermati, guardate l'estensione di questo labbro acetabolare, questo è il radiogramma relativo a quest'artro RM, quindi acetabolo ipocoprente, tetto sfuggente, condizione di lieve displasia associata ad una ipertrofia spiccata del labbro fibrocartilagineo acetabolare. E questa tipologia di anche sono quelle, come in questo caso di questa ragazza di 20 anni, ballerina, che arrivano poi alla rottura, una rottura molto netta, molto focale, con un labbro sostanzialmente buono da un punto di vista di alterazione degenerativo, ma che ha una focalità di distacco di lesioni, come poi è stato confermato dall'artroscopia dell'amico Nicola Santori.
Ancora a 38 anni, questa era un'insegnante di danza, stessa condizione di cui parlavamo prima, in questo caso c'è qualche anno in più, compaiono anche i danni a livello condrale. Vedete queste ulcere sull'area di carico della coxofemorale, soprattutto sul versante femorale, e quindi una forma iniziale di sofferenza condrale che ovviamente può facilmente evolvere poi in un danno più importante. Si associa un distacco del labbro e un'alterazione degenerativa del legamento rotondo, che adesso andremo a vedere come è implicato in questo tipo di articolazioni. L'artroRM ci consente di esprimere anche un giudizio sulla capsula articolare. Questi sono dei soggetti che di solito hanno un'iperdistensione della capsula articolare. Vedete, questa è la zona orbicolare, quindi questo spessimento è tipico di questa regione della capsula articolare dell'anca e riusciamo a metterlo bene in evidenza con l'artroRM. Sono stati eseguiti degli studi, dei lavori che hanno dimostrato come è possibile evidenziare delle condizioni di lassità capsulare dell'anca, proprio come accade per la spalla, no? Nell'instabilità multidirezionale di spalla, ed esistono dei riferimenti precisi dove possiamo andare a fare delle misure per quantificare l'ampiezza dei recessi in artroRM. Vedete questo caso, questa è una ballerina di 18 anni, lieve displasia, acetabolo ipocoprente, notate l'ampiezza di distensione di queste capsule articolari, considerate che in questo soggetto abbiamo potuto introdurre 30 ml di mezzo di contrasto, normalmente in un artroRM di anca facciamo fatica a farne entrare 20 ml, quindi già questo in fase di esecuzione dell'iniezione ci fa sospettare la condizione di lassità dell'articolazione. Ovviamente si associa a un distacco a tutto spessore del labbro acetabolare anteriore, come vedete qui e come vedete qui. E qui infine per mostrarvi la differenza tra una capsula lassa e una capsula normale. Notate anche la facilità con cui il mezzo di contrasto si interpone tra femore ed acetabolo, cosa che in una articolazione non lassa è più difficile che avvenga. Il legamento rotondo è una struttura che non è stata mai studiata nel passato perché non si faceva artroscopia, perché non si faceva artroRM, quindi si sapeva che era lì, ma sicuramente nella diagnostica non invasiva, non chirurgica, poco sapevamo del legamento rotondo. È un legamento molto robusto che si oppone alla sublussazione femorale, rotazione esterna in estensione. Fino ad oggi era un reperto artroscopico. Intanto è stato visto che poi rappresenta una delle cause del dolore inguinale dell'atleta. L'artroRM ce lo fa studiare molto bene. Vediamo la sua inserzione sulla fovea capitis, questo è il proprio legamento, fino alla sua inserzione sul legamento trasverso. E notate come, questo è un aspetto molto tipico, nel soggetto con anca lassa, con capsula lassa e con acetabolo ipocoprente, spesso riscontriamo questo quadro, ovvero un legamento rotondo ipertrofico, una sorta di ipertrofia compensatoria probabilmente al fatto che siamo di fronte ad un'articolazione instabile. Naturalmente, se questi soggetti poi sono soggetti sottoposti a carichi, a forti rotazioni, a importanti estensioni, il legamento può andare incontro a delle lesioni parziali, a delle lesioni più importanti, qui notate come assottigliato, oppure a delle lesioni complete che nel tempo determinano un riassorbimento del legamento, proprio come accade per il legamento crociato anteriore. Questa è una lesione cronica di legamento teres, vedete pochi fasci, poche fibre residue per un riassorbimento ischemico del legamento. E quindi questi sono i quadri. Perché studiare questi disturbi? Sembra quasi che stiamo facendo una valutazione, diciamo, eccessiva, troppo approfondita. È perché questa è una ragazza ginnasta di 21 anni, probabilmente arrivata un po' tardi o probabilmente non gestita adeguatamente. Vedete la condizione di quest'anca a 21 anni. Già la radiografia ci dice tanto perché ci dice che c'è un geode, ci dice che lo spazio articolare è ristretto, ma la risonanza magnetica ci conferma un quadro di artrosi praticamente, perché ormai abbiamo una usura completa della cartilagine articolare, un grosso geode e quindi una condizione che purtroppo richiederà un atto, diciamo, chirurgico importante in età estremamente giovane. Quindi di qui l'importanza di inquadrare precocemente questi
questi soggetti o per andare a modificare le loro abitudini sportive o per cercare di compensare questa condizione di instabilità. Io con questo ho concluso e vi ringrazio e vi saluto. Bene, Francesco, grazie per averci dato questa lezione magistrale. Penso che sia stata una delle lezioni più complete su un argomento, non per noi, nulla togli agli altri, ma è stato fantastico, perché penso che veramente possa essere presa questa diretta come una lezione proprio di anatomia patologica radiologica sull'argomento, su tutta l'anca, non è che hai parlato solo della pubalgia, tutte le cause possono dare pubalgia. Io penso che per i ragazzi che ci stanno seguendo, per gli studenti e per anche i colleghi, penso che avete visto la complessità dell'argomento, orientarsi all'interno di tutte queste patologie fa riflettere molto sul fatto che quando ci approcciamo sia alla diagnosi sia alla cura, se non facciamo degli studi così approfonditi rischiamo veramente di perderci poi molte delle cose, che magari stiamo facendo qualcosa ma non sappiamo che cosa stiamo facendo e perché. Perché tale la vastità dei quadri patologici che ci hai fatto vedere, che sono veramente importanti. Poi è chiaro che l'esperienza e la, come è stato detto dall'inizio, il lavorare in equipe ci permette di sbagliare sempre di meno. Penso no, che sicuramente l'inquadramento di queste, diciamo, di queste problematiche, io devo tantissimo ai vari clinici con i quali ho avuto il piacere e la fortuna di poter collaborare, perché capire come gestire questi pazienti non basta leggere il libro o studiare l'articolo, è proprio il confronto con chi poi li segue nella fase riabilitativa, in chi li segue nella fase chirurgica, in chi vede in artroscopia cosa c'è dentro, è questo che poi ti fa crescere e ti fa capire come gestire e a noi, diciamo, radiologi ci fa capire anche di quanto è importante l'aspetto clinico per poter discernere dei segni che talvolta sono molto sfumati, sono molto fini, quindi... Ma anche perché poi, soprattutto in alcuni sportivi agonisti, una serie di quadri che ci hai fatto vedere spesso sono difficilmente risolvibili, anche se esiste oggi l'artroscopia all'anca, ma sappiamo che comunque non abbiamo raggiunto ancora un gold standard sulla risoluzione definitiva di questi problemi. Spesso la maggior parte di questi pazienti, poi la realtà dei fatti è che non tornano più a livello diciamo di prelesionale, anche sì, se comunque diciamo che i risultati migliori noi li troviamo quando queste diagnosi si fanno molto 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 precocemente, quindi quando riusciamo a inquadrare un FAI, un'alterazione sinfisaria a 16, 17, 18 e vengono, diciamo, seguiti in maniera corretta, riescono poi a portare avanti diversi anni, insomma ne abbiamo diversi che seguiamo anche da svariati anni e che si muovono in ambiti alti professionistici. È ovvio che se vuoi cercare di andare a correggere l'anca o la sinfisi di un soggetto che è arrivato sotto i 30, ormai c'è veramente poco da fare, insomma è molto difficile. Infatti distinguiamo diversi livelli, diciamo, sia di terapia sia di riabilitazione, perché a un certo punto lo puoi portare al livello precedente allo sport se ci riesci in tempo, e a volte invece devi fare semplicemente una terapia preventiva, quello può essere ancora il quadro peggiore, che è poi un'artrosi dell'anca, che poi dopo ovviamente stiamo parlando di un quadro finale che non è più il ritorno allo sport, ma quello di evitargli una protesi precoce all'anca. Certo. Questo è il concetto. Quindi bisogna essere abbastanza chiari anche con i pazienti su questo. Roberta, ci vuoi fare una domanda? Sì, vorrei fare una domanda proprio riguardo a ciò che dicendo poco fa. Mi faceva piacere chiedere in che modo e in che momento soprattutto un fisioterapista può intervenire proprio nella prevenzione di patologie a carico dell'anca, quali l'impingimento di cui insomma ci ha spiegato prima.
Questo è uno degli argomenti su cui negli ultimi tempi si sta parlando tanto, perché la concezione comune è che laddove hai fatto una diagnosi di FAI, purtroppo la terapia riabilitativa, diciamo delle tecniche veramente efficaci ancora non ne sono state descritte. Se il danno articolare non è già presente, non abbiamo già un distacco del labbro, non abbiamo già un'ulcera condrale importante, sicuramente il lavoro posturale aiuta, insomma, la ridistribuzione delle catene, insomma, così vengono gestiti tanti atleti. Ovviamente è importante però capire l'entità del danno intraarticolare, perché per quanto noi possiamo lavorare sulla postura, se parliamo di un ragazzo che gioca a calcio e ha un labbro acetabolare distaccato, ma non c'è correzione diciamo fisiatrica che possa andare a eliminargli quel dolore, perché un labbro distaccato è come un manico di secchio nel ginocchio, cioè dà un dolore finché tu non lo operi, finché tu non lo tratti, perché il menisco rotto fa male, il labbro rotto fa male. Quindi è importante l'inquadramento, perché ovviamente ci sono dei margini per poter perseguire la strada conservativa, però consapevoli che abbiamo una condizione articolare che diciamo ce lo consente, altrimenti, perché poi c'è da dire che troviamo tantissimi ragazzi che vengono gestiti in modo conservativo per anni, fino a quando poi non arrivano appunto ad un'anca da protesi. Quindi anche questo è sbagliato, spendono tempo, soldi, si illudono di magari di poter riprendere e poi un giorno fanno una lastra e dicono guarda tu c'hai un'artrosi all'anca, dopo magari 2-3 anni di fisioterapie fallimentari. Quindi è importante il corretto inquadramento del danno articolare, credo. C'è da dire, se posso permettermi, che da un punto di vista riabilitativo in alcuni casi, poi ovviamente quando si tratta di sportivi, atleti di livello e cose di questo genere, diventa un attimo differente il discorso, però magari in alcuni casi può essere una cosa positiva ritardare un pochino almeno insomma, l'utilizzo della protesi da un punto di vista chirurgico. Non so se lei può essere d'accordo con questo tipo di visione. Assolutamente, io diciamo il messaggio che mi sento di lanciare è per tutti quelli che si muovono e che vedono, perché poi sappiamo che i ragazzi con pubalgia sono tanti, chi fa questo ne vede quasi tutti i giorni, è che alla prima osservazione essere certi che quel ragazzo abbia fatto una radiografia delle anche, quella è la prima cosa, perché spesso viene fatta dopo mesi se non anni, invece se quello ha un dolore inguinale, ha un quadro clinico da pubalgia, una radiografia, sì, sono radiazioni, ma è una lastra. Quindi quella facciamola, fatta bene, non dico l'altro RM, ma un RX. Quello è un primo passo fondamentale. E poi in relazione ovviamente all'età, al livello, al quadro clinico, si decide quanto approfondire o quanto già diciamo affidarlo alla terapia fisica. Però è importante capire prima anatomicamente quelle articolazioni come sono fatte, perché per troppo tempo ci si è limitati a dire c'è l'adduttore infiammato e vai con la Tecar e vai con laser e così passano i mesi se non gli anni. Questa è l'unica cosa da cui penso sia doveroso uscire, ma per una questione di onestà intellettuale nei confronti dei pazienti, insomma. Beh, c'è da dire che per onestà intellettuale agire con Tecar, TENS e laser, insomma, è, appunto, lascia il tempo che trova in alcuni casi. Molto meglio intervenire da un punto di vista riabilitativo nel rendimento motorio, nella rieducazione, esercizi che siano funzionali e finalizzati, che insomma è un altro paio di maniche rispetto a d'accordo. Bene, ragazzi, noi siamo arrivati a 1 ora e 2 minuti, purtroppo dobbiamo chiudere. Io vi vorrei semplicemente devo fare ovviamente un attimo un finale di anno, perché veramente questa è l'ultima, lo dico a tutti quanti, è l'ultima nostra diretta, è la nostra 27esima, siamo partiti a maggio, calcolate che un anno ha 53 settimane e noi abbiamo fatto da maggio ad oggi 27 settimane, quindi penso che lo sforzo è stato importante. Io devo ringraziare tutti i relatori che si sono succeduti in queste 27 settimane. Diamo l'addio a questo 2020 che ha ovviamente devastato la vita di tutti, però secondo me ci ha portato anche alcune cose che secondo me possiamo anche rifletterci un pochino su durante queste feste, perché credo che in tutte le tragedie
una riflessione vada fatta, no? Un po' su tutto quello che era anche prima, no? Come era il nostro approccio e tutte le nostre cose. Quindi ci ha dato la possibilità magari di sviluppare, di riflettere un po' meglio su tante cose. Faccio gli auguri ovviamente da parte della società, del presidente, del professore Maffulli, di Antonio Frizziero, di tutto il comitato direttivo, tutti quanti ci conosciamo ormai da anni. Quest'anno era il nostro decimo anno, era il nostro decennale, in questi giorni avremmo festeggiato il nostro decimo congresso, che ovviamente non abbiamo potuto fare, e quindi questo è tutto quello che ci siamo sentiti di poter fare per mantenere la società viva, come stanno facendo tante altre società scientifiche, tanti amici e colleghi. Quindi io penso di poter fare a tutti quanti voi gli auguri di buon Natale, di buon anno, e ci rivedremo, se va tutto bene, nel 2021, sperando di avere una situazione un po' migliore rispetto alla potenziale terza ondata che ci stiamo tutti quanti aspettando. Vabbè, ma tanto come sta andando così è. Però dai, dobbiamo essere ottimisti e positivi. Certo. Francesco, grazie veramente di tutto. Io ringrazio voi per l'ospitalità e vi auguro un buon Natale per quello che si può fare. E ci rincontriamo. Io lascio l'ultimo con la Ismut. L'ultimi auguri lascio a Roberta, perché ovviamente senza Roberta io tutto questo non avrei potuto fare. Quindi Roberta, saluci tu, visto che ci sei messa anche in rosso e sei perfetta. Beh, professore, grazie mille, grazie anche per avermi lasciato la parola per gli ultimi auguri e i saluti finali di quest'anno. Sì, ho messo la maglia rossa proprio per il clima natalizio, e perché il rosso è un colore comunque forte, al di là dei colori che ci hanno accompagnato durante il corso di quest'anno, tra le zone colorate e tutto il resto a pezzo. Mi ha fatto molto piacere far parte di questa bella avventura che ci ha portato a forse condurre Sanremo nel 2021, e ringrazio tutti gli studenti e tutti i professionisti che ci hanno seguito in questi mesi, in queste settimane, ci hanno visto cambiare colore passando attraverso l'estate, ci hanno visto un po' in macchina, un po' in giro per tanti posti, e insomma mi rivengono alla mente tutte le immagini dei relatori con cui abbiamo discusso, che abbiamo insomma ospitato qui nelle nostre dirette. Non mi dilungo più di tanto, faccio gli auguri di buon anno, di buon Natale a tutti, nella speranza che il 2021 possa essere un anno molto molto positivo, e che insomma questa fine del 2020 ci accompagni con ottimismo e positività, come ha detto lei, sulla base di tante riflessioni che sicuramente sono state importanti in questo anno così particolare, e che ci portano sicuramente ad avere delle buone e nuove consapevolezze determinanti per la nostra crescita personale oltre che professionale. Quindi un saluto a tutti e grazie. Grazie. Bene. Ciao a tutti.